Io sgombrerei un po' il campo da equivoci e getterei un po' di acqua sul fuoco, per la verità. Non è una brutta sconfitta, è una sconfitta, sicuramente, cocente, che ci dà molto fastidio, sia da un punto di vista di classifica, sia da un punto di vista di quello che si è visto questa sera in campo, non c'è dubbio. I ragazzi, rispetto a sabato scorso con il Latina, quando abbiamo giocato, non mi ricordo se era sabato o domenica, non mi ricordo bene, ero lì a Latina, avete visto che sono uscito praticamente come se fossi io sconfitto. La squadra non ha giocato, non ha reagito, è stata praticamente, non dico in balia, ma non ha proprio combattuto a Latina per cercare di portare a casa un risultato utile. Questa sera la cosa è andata in maniera estremamente diversa. I ragazzi hanno giocato, credo che il loro migliore uomo sia il portiere, sicuramente, ma nel calcio ci sta, perché il portiere è uno degli 11 che va in campo, quindi non c'è niente da dire, assolutamente. Onore e merito al Pescara perché ha fatto la sua onesta partita. È una bella squadra, l'abbiamo vista. Non mi ero troppo illuso quando ho visto che mancava qualche giocatore nel Pescara, per un motivo molto semplice, perché l'attacco era l'attacco titolare, il centrocampo era il centrocampo titolare. Cioè mancava qualche uomo in difesa, hanno praticamente millantato il fatto che mancassero sette uomini. Non era così, evidentemente. Avete visto che il Pescara ha tutte le qualità per potersi giocare una partita, anche con qualche defezione. Quindi io assolverei la squadra questa sera. Io capisco la contestazione dei tifosi, perché il tifoso vuole vincere, il tifoso vuole gioire con la squadra e con noi. Non sempre si può fare così, il calcio è fatto e spietato. Qualche volta giochi meno bene e vinci, qualche volta giochi discretamente, le cose vanno male, prendi tre tiri in porta, prendi tre gol. Ci sta questo, insomma, quindi assolverei la squadra, assolverei anche i tifosi che stanno contestando in questo momento, credo che abbiano ragione a contestare perché a nessuno fa piacere perdere. Però credo che la contestazione tecnica è una cosa, la contestazione morale è un'altra cosa. Cioè i tifosi non possono essere offensivi nei confronti dei nostri giocatori, perché adesso ho sentito da un emittente che mi ha intervistato poco fa che qualche tifoso addirittura aveva messo in discussione il fatto che Castaldo avesse gioito quando ha segnato. E che deve fare, insomma? Dopo 2 o 3 settimane di contestazioni, fa un bellissimo gol, ha giocato una partita assolutamente al livello di Castaldo, è normale che ha gioito. La mia voce, la sentite, deriva dal fatto che quando ha segnato Castaldo ho perso anch'io la voce. E quindi voglio dire, è un fatto scontato, ci sta di tutto, insomma. Quindi questa è la situazione. Poi se volete fare qualche altra domanda, sempre rivolta però, scusatemi, sempre rivolta allo staff tecnico e alla società. Perché i tifosi, i ragazzi li lascerei fuori, insomma, da questa discussione, perché ritengo che abbiano fatto il loro dovere fino in fondo tutti, dal primo all'ultimo. Ma io che credo che dopo 16-17 giorni non si possa valutare l'operato di una persona, insomma, che viene, trova dei giocatori che non conosceva, non ha fatto il ritiro con loro, non sapeva a chi affidarsi se non vedendo le partite in televisione o vedendo qualche partita probabilmente dell'Avellino quando ha giocato fuori casa, perché io mi sembra che in casa non l'ho mai visto, il nostro mister Marcolini, prima che venisse ad Avellino, e quindi è difficile, insomma, pretendere dalla società una valutazione su una scelta tecnica fatta per il cambio della conduzione. Certo, Tessera non aveva fatto assolutamente male, era in linea esattamente con quello che dovevamo fare. Però le stesse persone che oggi mi stanno dicendo che dobbiamo riprendere Tessera, sono esattamente le stesse persone, anzi molte di meno di quelli che dicevano che dovevamo cambiare il mister perché il mister era troppo flemmatico, era troppo signorile, serviva una persona che avesse un maggiore polso, che avesse maggiore carattere e così via. Abbiamo fatto una scelta che può darsi che poi con il tempo si possa rivelare anche negativa, questo ce lo dirà il tempo, insomma. Noi siamo convinti di aver fatto una buona scelta. Certo, prendere un punto in 3 partite non è una cosa piacevole, certamente, e quindi dovremo cercare di stare vicino sia allo staff tecnico sia ai giocatori. Questo è il compito della società, il mio compito principale è quello di non abbandonare i ragazzi, di non rompere questo famoso giocattolo
che abbiamo creato in questi 7 anni, quindi sarebbe veramente un peccato adesso lasciarsi andare. La preoccupazione mia è una sola, l'ho detto a Sky poco fa, non siamo abituati a lottare per non retrocedere, questo è il problema vero. Ci sono squadre che sono abituate a lottare fino all'ultimo minuto per cercare di portare a casa un risultato e cercare di non arrivare in quella famosa zona grigia, io direi zona rossa addirittura, non grigia. E quindi noi non siamo abituati, per 7 anni non l'abbiamo mai fatto. E quindi adesso la società per prima, io per prima, dovrò cercare di calarmi nella realtà nella quale ci siamo improvvisamente precipitati e devo cercare di dare sostegno sia alla parte tecnica sia ai giocatori. Quello che chiedo a voi, vedo che le vostre domande sono domande assolutamente di compliance, voglio dire, cioè non c'è nessuno di voi che sta buttando la croce addosso, come giusto che sia, né alla società, né al mister, né ai ragazzi. Dobbiamo remare tutti insieme, l'abbiamo detto già, l'ha detto mio figlio la volta scorsa quando abbiamo fatto la conferenza stampa, lo dico io stasera, ma lo dico veramente con grande sincerità. Dobbiamo stare uniti tutti noi, perché se ci rompiamo fra di noi abbiamo la possibilità di creare una cosa irreparabile, cosa che non è assolutamente pensabile né da parte mia né da parte di tutta la società dell'Avellino. Dal punto di vista ambientale faccio una battuta, preferirei giocare tutte le partite fuori casa a questo punto, perché fuori casa vengono i tifosi che in genere vengono a sostenere la squadra. Fuori casa c'è uno zoccolo duro che ci ha applaudito addirittura a Latina, dove sono il primo a riconoscere che è stata una prestazione poco consona al carattere e al DNA dell'Avellino. Quindi questi sono i tifosi che ci seguono sempre e sono certo che ci potranno stare vicini. In casa succede sempre la stessa cosa, sempre, ormai diciamo che sono diventato anche abbastanza esperto di questa cosa, cioè non puoi accontentare tutti. E quindi quando cominciano a fischiare appena sbagli un passaggio, oppure quando cominciano a contestarti, quando la palla si muove con minore velocità, perché questo succede spesso a noi, diamo il tempo probabilmente alla squadra avversaria di chiudere gli spazi. Questo è forse un limite che io vedo come tifoso, non come presidente. Il mister lo vede anche lui, quindi sta lavorando sulla velocità del movimento della palla e credo che quando saremo in condizione di farla girare più velocemente mettiamo in difficoltà gli avversari con i giocatori che abbiamo, perché io difendo la scelta dei giocatori che abbiamo, sono convinto che usciremo fuori da questa impasse. Sì, ne ho parlato adesso questa sera con mio figlio e con Enzo, stiamo cercando di, ma non di portarli fuori perché non li vogliamo tenere ad Avellino, assolutamente, insomma, cioè noi siamo tutti noi, siamo di Avellino e quindi amiamo questa città. Il problema è che probabilmente se li portiamo fuori cambiano ambiente, cambiano clima, cambiano, si distendono un po', non si concentrano sempre sullo stesso argomento, che è una cosa importante, perché voi tutti sapete meglio di me che sgombrare il campo e sgombrare la mente da preoccupazioni è forse il primo aspetto sul quale dobbiamo lavorare in questo momento. Come diceva Rino, la parte tecnica c'è, intendo i ragazzi tecnicamente stanno bene, fisicamente si sono ripresi, avete visto, hanno corso per 95-93 minuti per tutta la partita, quindi non posso accusare nessuno di cattiva abitudine al sacrificio. Hanno lavorato fino a... Come? Prego. No, no, ritiro punitivo mai, che c'entra? Se è punitivo, punitivo quando trovi qualcuno che ti rema contro, allora lo prendi, scusami, lo prendi a calci nel culo, è un altro discorso, ma non è così. Io posso dire con grande serenità che nessuno dei miei giocatori ha un comportamento di questo tipo. Cioè si sostengono l'uno con l'altro e quindi avete visto che quando entrano in campo cercano di dare quello che hanno nel bagaglio tecnico. Ma non si era rotto niente, insomma, erano i risultati che non venivano. Voi sapete meglio di me che i risultati sono quelli che condizionano le scelte, ma non la piazza, i risultati. Un allenatore che ha fatto 31 punti nel girone di andata e adesso ne abbiamo 44, abbiamo 13 punti dopo quante partite? Ne mancano 8, ne abbiamo fatte 14. I risultati sono questi. Avevate chiesto all'allenatore una salvezza, così ha detto. Ma il discorso è un altro, cioè, scusatemi, posso dire una cosa, io non devo dire a voi quelle cose che ho chiesto al tecnico. Allora questo è il problema, io non devo dire a voi. Certo che se, voglio dire, certo che io come primo obiettivo è quello del mantenimento della categoria, su questo non c'è dubbio, ma tutti voi sapete,
e l'ho detto 100.000 volte e lo ribadisco. Per me non fare i playoff, io, Walter Taccone come presidente fallisce questo annata, perché io dovevo fare e volevo fare i playoff, io. Non era un obiettivo dell'allenatore, ma era il mio. Quindi perché sono io che faccio le scelte? Se l'allenatore in camera caritatis sa quello che io voglio e non lo ottiene, io ho tutto il dovere di dare una scossa all'ambiente per cercare di ottenere, perché quando l'ho cambiato eravamo ancora in condizione di poterlo fare, ho dovuto fare questo sacrificio nonostante il mio rapporto con Tesser sia stato esemplare. È stato un allenatore importante per l'Avellino, ha fatto esattamente quello che mi aspettavo da lui, non tanto per i risultati quanto per la conduzione della squadra, la serenità che riusciva a dare all'ambiente e così via, quindi l'allenatore va guardato anche per questo motivo. Quindi per noi fino a un certo punto le cose sono andate bene. Quando le cose sono sfuggite di mano, non a lui, ma a me, perché i miei obiettivi erano travisati, e ho dovuto prendere provvedimenti. E poiché sono io che caccio i soldi, e poiché sono io che ci metto la faccia, io sono in condizioni anche di avere contestazione sul cambio dell'allenatore. Marcolino l'aveva preso loro per la salvezza o per le prime? Beh, Marcolino l'abbiamo preso evidentemente per risollevare la squadra, su questo non c'è dubbio, non è che gli avevano dato un obiettivo. Marcolino ha un rinnovo di contratto se fa certi numeri di punti, che non sono quelli dei playoff. Grazie.